Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il terzo video che registro e ne devo fare ancora un altro e sto sfasando totale. E oggi parliamo di questa macchina per fare la massoterapia a casa. Massoterapia, non so bene come si dica. Comunque l'ho presa su AliExpress, è caduto tutto. È una macchina 3 in 1 e oggi ve ne parlo. Prima però vi voglio chiedere di mettere un like di supporto a questo video e di iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. E adesso sigla. Allora, questa bellissima macchinina contenuta in questo elegante scatolo che si apre a questa stoffa rosa dentro, è un prodotto 3 in 1 che ho preso su AliExpress al costo di mi sembra 20-25 euro. Alla presa nostra, la presa italiana, quindi si collega facilissimamente alla corrente. È praticamente, come vi dicevo, un prodotto 3 in 1. Ha la funzione EMS, ha la funzione infrarossi e poi ha la funzione sonic, che sarebbe l'elettricità. Difatti ha qui i due sensori che erano in dotazione, che si mettono appunto su varie parti del corpo. Allora, per prima cosa vi voglio parlare della funzione EMS, che sarebbe anche la funzione appunto della cosiddetta massoterapia, non so bene come si dica. E attacco alla corrente e vi faccio vedere come funziona. Allora, con questo cavetto lo attacchiamo qui e accendiamo il pulsante power. A questo punto il prodotto è acceso e possiamo decidere quale delle funzioni attivare. In questo caso io sono più interessata a spiegarvi la funzione EMS, quindi premo il pulsante e si attiva appunto questa funzione. Da una parte, cioè da questo lato, abbiamo la potenza, mentre dall'altro lato la macchinetta ci dice diverse funzioni, ad esempio la funzione massaggio, la funzione acne, la funzione sculpting, la funzione slimming, quindi a seconda di quello che vogliamo, slimming e dimagrimento, sculpting e rimodellamento, poi abbiamo la funzione massaggio e così via. Questa funzione di massoterapia serve appunto per rimuovere la cellulite. Ovviamente non può essere efficace come i prodotti che vengono utilizzati nei centri estetici, però io l'ho voluto provare perché appunto ero curiosa di sapere se questo prodotto funziona o meno. Quindi una volta che è attivato voi non sentite nulla praticamente, questo è il primo bottone che è quello acceso, non sentite nulla, lo dovete passare sul corpo. E io vi consiglio di passarlo con un olio perché essendo fatto di ferro tende a fare attrito con la pelle e quindi è un po' fastidioso. E quindi con l'olio appunto riuscite a massaggiare meglio. E poi insieme alla funzione di massoterapia potete attivare la funzione infrarossi, che è appunto un'altra funzione che serve appunto non solo per la cellulite ma può essere utilizzata anche sul viso e serve appunto a stimolare la circolazione e a prevenire l'invecchiamento cutaneo. Quindi è un prodotto che può essere utilizzato sul viso ma anche sul corpo. E queste due funzioni insieme poi piano piano scalderanno quindi questa cialda in metallo e voi lo passate sul corpo e con movimenti circolari per eliminare quindi la cellulite. E io l'ho sempre utilizzato alla potenza massima, mentre per quanto riguarda le varie funzioni l'ho utilizzato sempre con la funzione slimming. O al massimo scalping. Comunque voi non ve ne rendete conto perché il macchinario così sembra spento, quindi in realtà non sentite nulla neanche al tatto. Allora, che dirvi di questa funzione? Io onestamente l'ho provato sul corpo in maniera costante 3 volte alla settimana per un mesetto e non ho visto risultati, e così come sul corpo anche sul viso, onestamente non...
cioè è come se non l'ho praticamente passato, oltre al fatto che perdevo 15 minuti a gamba a sera, è stata una rottura di scatole, però comunque volevo vedere appunto se funzionava o meno e personalmente a me non ha fatto nulla la funzione relativa alla massoterapia. E anche se l'ho utilizzata al massimo, anche se sono stata costante, ho trovato invece interessante la funzione agli ultrasoni, quindi la funzione Sonic che vedete nell'ultimo tasto qui in fondo. Quindi vado a spegnere lo EMS e vado a accendere gli ultrasuoni che possono essere nella modalità light o nella modalità strong, quindi attivando il secondo pallino si fanno sentire di più. Anche questi li utilizzate alla potenza massima e con la funzione o slimming o massage. E sul corpo non ho dato sempre nulla, mentre per quanto riguarda il viso ho notato una leggera efficacia dovuta al fatto che vedevo la pelle più piena. Quindi leggermente più rimpolpata, e anche questo l'ho utilizzato con costanza 3 volte alla settimana. Poi ho smesso di utilizzarlo sul corpo e mi sono concentrata solo sul viso. In questo caso, gli ultrasuoni lo sentite che ci sono. Vi consiglio di utilizzarlo col viso proprio bagnato, quindi deve avere qualche goccina d'acqua. E vi accorgete che gli ultrasuoni funzionano perché se mettete una goccia d'acqua sulla piastra in ferro, notate che l'acqua leggermente si muove. Quindi notate appunto che gli ultrasuoni ci sono e come. E questo appunto lo passavo sul viso con movimenti circolari 3 volte alla settimana. Questa funzione a me è sembrata appunto funzionare, non ho visto ovviamente chissà quanti risultati, però mentre mi facevo appunto una maschera per il viso, anche con la maschera appunto sommessa, lo utilizzavo appunto con movimenti circolari e mi è piaciuto veramente tanto. E questa è la seconda funzione, quindi la prima vi ho detto la masoterapia. Onestamente a me non ha dato alcun risultato, a me sembra che la macchina sia proprio spenta, io non sento neanche che la macchina sia accesa. Ovviamente la funzione ultrasuoni e masoterapia la potete utilizzare anche con gli infrarossi spenti oppure accesi. Io li ho sempre utilizzati accesi perché appunto danno questa maggiore efficacia, la luce rossa penetra all'interno del viso e aiuta così a stimolare le cellule e a prevenire l'invecchiamento. E questa è appunto la seconda funzione che a me è piaciuta parecchio. Ora la spengo. E tra l'altro adesso l'accendo e vi avvicino la macchina per farvi sentire il rumore che fa, così un po' vi potete rendere conto anche del tipo di rumore appunto a cui andate incontro. Non so se riuscite a percepire il suono perché è veramente. Proprio si sente veramente piano, però comunque c'è. L'ultima funzione di cui vi vado a parlare prima di dirvi un pochettino che cosa ne penso di questo prodotto è quella degli elettrostimolatori che sono in dotazione. Questi appunto si attaccano a parte e hanno un jack che va inserito all'interno della macchina, dopodiché appunto si va ad accendere l'elettrostimolazione. Accesa l'elettrostimolatore, gli elettrodi vanno applicati su varie parti del corpo e potete decidere in questo caso sempre e comunque sia il livello di intensità e sia il tipo di stimolazione che volete, quindi sempre massaggio o snellente o rimodellante e così via. E questi elettrostimolatori sono inutili. Totalmente inutili, fanno appunto delle piccolissime scosse elettriche, il muscolo non arriva neanche a contrarsi, quindi è soltanto un fastidio praticamente che avete addosso, almeno per me, io li ho trovati totalmente inutili. Tra l'altro si rovinano subito, già li ho utilizzati poche volte, si rovinano subito e poi ho smesso di utilizzarli perché ho visto che appunto il muscolo non si contraeva neanche all'intensità massima.
E quindi è assolutamente inutile continuare il trattamento. Li ho provati sia sul seno che sui glutei che sull'interno coscia, non ho trovato appunto particolare giovamento da questo prodotto. Quindi, recensioni finali, il costo ve l'ho detto è di 20 euro, vi arriva con la scatola, potete decidere anche di prenderlo senza scatola, vi costa qualcosa di meno, però è comunque carino, un posto dove andarlo a riporre. E per quanto riguarda la funzione di massoterapia, io non ho trovato nessun beneficio, non mi sento di consigliarla, secondo me questa, proprio questo macchinario non fa nulla. E comunque vi metterò il link di AliExpress nell'info box su dove l'ho acquistato. Per quanto riguarda la funzione invece degli ultrasuoni, l'ho trovato abbastanza funzionale, però insomma non tutti questi miglioramenti. Comunque vabbè, c'è da mettere che ho 30 anni e non ho rughe, magari utilizzato da una persona che ha più rughe si riescono a vedere maggiori risultati. Mentre per quanto riguarda la funzione relativa agli elettrostimolatori, anche questa è totalmente inutile e non mi sento di consigliarla. In sostanza questa macchina insomma non mi è piaciuta, non è una recensione positiva. Vi ho fatto questa recensione perché avete visto la foto, la storia su Instagram dove l'ho acquistato e molti di voi me l'hanno chiesto di provarlo e recensirlo. Io veramente ci ho buttato giù un mese e mezzo prima di farvi questa recensione, adesso, solo adesso ho potuto farvela. E comunque non mi sento di consigliarvelo per 20 euro, mi sembra comunque un apparecchio totalmente inutile. Comunque, se avete qualche domanda da farmi o raccontare la vostra esperienza, magari l'avete trovata e vi siete trovati bene, mi volete lasciare qualche consiglio sull'utilizzo, ovviamente i commenti sono sempre ben accetti, fatemeli sotto questo video. E spero che questo video vi sia stato utile per non buttare 20 euro e ci vediamo al prossimo.